Un film già visto, il solito cliché, la solita solfa, altri quattro gol, di cui due su palla inattiva, a completare l'ennesimo disastro, il clamoroso infortunio di Fiorillo sul raddoppio, in generale un atteggiamento troppo morbido, così non va. Continuare a dire che la squadra comunque gioca non aiuta a risolvere i problemi certificati dai numeri crudi ma impietosi. Pescara in caduta libera, Oddo e La Padula. Il Crotone è una squadra che lì davanti... Perché? Perché mette tutto, mette il sangue agli occhi, sempre in tre sulla palla, corrono 90 minuti, non che noi non lo facciamo, però nei momenti di difficoltà sanno anche tirarti una scarpata, sanno fare delle cose anche sporche, tra virgolette, che nel calcio purtroppo servono e noi non le abbiamo queste. In questo momento a noi ci manca veramente attenzione, cattiveria, concentrazione, determinazione, in quelle poche volte che arrivano nella nostra area. A questo punto ci vogliono uomini, ci vuole in campo gente che è consapevole di questa situazione, che ha voglia di uscirne, che ha voglia di rifare qualcosa di importante, perché c'è tutto il tempo. In questo momento non possiamo far altro che chiedere scusa per queste ultime partite che non stanno andando come noi vogliamo. Esatto, io non voglio dare colpa alla difesa, anzi mi voglio prendere anch'io le mie responsabilità sulle palle inattive, c'è da metterci più attenzione, ecco, a partire dall'attaccante, non è solo il difensore, il terzino, dipende anche da noi attaccanti, quindi dobbiamo stare uniti, non disunirci e lottare. Sempre ai margini Campagnaro e Coda, Oddo ritrova titolari importanti, Francesco Zampano, Verre, soprattutto l'ex Crescenzi assente nelle ultime 9 partite. Mandragora centrale di difesa, al suo fianco Fornasier, davanti la banda Bassotti, Benalì e Caprari alle spalle di La Padula. Per contro 5 assenze, Salzano, Capizzi, Di Roberto, Yao e Fazzi, centrocampo rimaneggiato. Le novità, Garcia Tena in difesa, Barberis in mediana in coppia con Paro, Palladino nel tridente d'attacco, completato da Ricci e dalla croato Budimir. Esterni del 3-4-3 Giuseppe Zampano e l'ex Bruno Martella. Al primo corner il Pescara va sotto, la palla passa, nessuno segue il taglio di Dos Santos, la solita colossale dormita, si sblocca dunque il punteggio. L'aggressività dei calabresi fa la differenza, combinazione Budimir-Ricci e sinistro largo del nazionale under 21. Al quarto d'ora ancora il croato, Fiorillo respinge, l'azione continua, troppo morbidi i giocatori di Oddo, Ricci innesca, Palladino destro piazzare, 2-0 Crotone. Avvio shock, Tris sfiorato da Martella, Fiorillo si salva di piede ma il Pescara si scuote, spunto di Caprari, La Padula devia, Cordaz spiazzato, 2-1, 18esimo gol in campionato per il 10 biancazzurro. Neanche il tempo però di gioire, che arriva il 3-1, 29esimo, invito di Palladino a vuoto, Fiorillo, che infortunio, Giuseppe Zampano ne approfitta e ringrazia. Non c'è un attimo di tregua, finale di frazione, capovolgimento repentino dalla Padula a Verre, sinistro a colpo sicuro risolutivo, Matteo Paro che in pratica si sostituisce a Cardaz. Ripresa, contropiede calabrese, Budimir, Fiorillo si distende, tapin di Giuseppe Zampano, deviazione, pallone in angolo sugli sviluppi del quale Ferrari salta senza opposizione, Fiorillo battuto, poker del Crotone. La generosità non fa difetto ai biancazzurri, che provano a rimettersi in corsa. Memusciai si procura e trasforma il penalty del 4-2, ottavo sigillo in campionato per il centrocampista albanese. Restano ancora 25 minuti più recupero, Torreira impegna Cordaz, Pasquato subentrato a Benalì potrebbe riaprirla ma centra in pieno l'estremo calabrese. Finisce così 4-2, quarto KO consecutivo, appena 3 punti nelle ultime 8 partite con 20 gol sul groppone. E buio pesto, il solito ritornello, la squadra gioca, è diventato stucchevole e francamente non regge più.